Ciao, ciao, buongiorno, sono Gianluca Spadoni. Non so se hai letto la storia di Ryan, ma sto ragazzino di 6 anni guadagna 11 milioni all'anno da YouTube, fa le recensioni dei videogiochi. Allora, punto 1, io mi sentivo figo quando a 10 anni vendevo i fogli a protocollo alle scuole elementari e poi alle medie, perché sbarcavo il lunario in quella maniera, e col senno di poi mi sono sentito uno che aveva idee imprenditoriali, uno che aveva lo sbuzzo, che aveva la voglia di trovare soluzioni e che si è inventato qualcosa di buono. Io mi sono pagato gli studi in questa maniera, prima con i fogli a protocollo e poi con le camicie della Ralph Lauren. Però pensare che oggi in questo mondo digitale, online, ci sia la possibilità per chi già da questa giovane età si può inventare qualcosa. Non sto elogiando il fatto che a 6 anni uno sia iperesposto. Non voglio toccare il tema della privacy, perché più volte su questi video abbiamo parlato della grande differenza fra il potenziale e il pericolo, fra l'opportunità e i rischi connessi a una non conoscenza, una non cultura di tutto il mondo online. La verità è una, la verità è che se sei bravo, se sei appassionato, se trovi una nicchia, c'è una possibilità enorme. E allora applausi a Ryan che a 6 anni si è inventata sta roba. Non so se potrà diventare una professione per lui, sicuramente è un esempio per tutti quanti. L'Italia, il mondo è pieno di gente che si piange addosso, perché quello che ha imparato a fare non è più vendibile come una volta, quando invece c'è qualcuno di 6 anni che, zitti tutti, si inventa un'idea e sbanca. E tu che idea puoi trovare? Tu l'online come lo usi? Dai che ce la facciamo!